Il gruppo ALDE è l'alleanza dei democratici e dei liberali per l'Europa che al momento vede come unico membro italiano il parlamentare David Borrelli, candidato nel Nord-Est per Più Europa. In un incontro tenutosi a Factory Grisù ha parlato tra le altre del rapporto tra italiani ed Europa, meno difficile a suo dire di quanto si possa pensare. Io credo che gli italiani siano molto più europei di quello che in effetti poi viene raccontato. Quello che invece ho visto purtroppo in questi 5 anni dal Parlamento europeo è una scarsa attenzione dei cittadini verso quello che avviene a Bruxelles. Questo a mio avviso è grave. È grave perché purtroppo negli altri 27 paesi questo non avviene. Le persone sono molto più attente a ciò che succede a Bruxelles, anche per un motivo proprio banale, cioè hanno capito che quello che viene deciso all'Unione europea incide in maniera pesante nelle loro vite quotidiane. Quindi fanno attenzione a quello che là avviene. Ecco, io auspico che i cittadini italiani comincino a guardare sempre di più verso Bruxelles, un po' meno verso Roma, magari qui un po' meno verso Bologna, quindi un po' meno a livello regionale, a livello nazionale, guardino più a livello europeo, perché l'Europa è vero che incide molto, ma è anche una grande opportunità. Durante la conferenza, a cui erano presenti i rappresentanti locali di Più Europa, ha spiegato i punti del suo programma. La prima cosa che farò, andrò in continuità con quello che ho già fatto in questi 5 anni, quindi continuerò a battermi per le piccole e medie imprese, soprattutto anche per la microimpresa, perché questa impresa possa avere dei fondi destinati specificatamente a questa realtà. Continuerò a battermi per i truffati dalle banche, un sistema bancario più trasparente e che abbia una maggiore tutela delle persone che investono o risparmiano in questo settore. Dopodiché ovviamente continuerò la mia battaglia per i temi climatici. Siamo davanti a una grande sfida che è quella dell'economia circolare, quindi nel mio caso si sposano anche situazioni che ho seguito, quindi le imprese e l'ambiente. E direi che come ultimo punto potrebbe esserci tranquillamente anche tutta la parte di innovazione tecnologica. Io ho seguito molto tutta la questione riguardante il 5G, tutta la questione riguardante l'intelligenza artificiale, la robotica. Sono le grandi sfide che dovrebbero poi anche generare posti di lavoro, ricchezza e quindi anche grandi opportunità per le nostre imprese e per i nostri lavoratori.